Bene ragazzi, questa è una lettera da proprio per voi, da parte di Francesco Fornani, autore Bimen. Dunque, anch'io come voi, Eras, sono in quarantena, perché noi professori di italiano, qui in Francia, transitati per il nord Italia, per precauzione appunto, e ci è stato detto di attendere il rientro a scuola. E allora cosa fare? Mi trovo un po' come voi, carissimi giovani autori, in erba, lettori soprattutto, in condizione di dover inventare qualcosa. Allora, la prima cosa importante è avere un termometro a pistola. Perché? Perché con un termometro a pistola potete misurarvi la temperatura facilmente. Eccola qua. Abbiamo un 36,6 che è proprio regolamentare. Dopodiché mi sono detto, ma perché non misurare la temperatura delle cose che amiamo, che portiamo con noi, che abbiamo dentro di noi, dentro le nostre case, le nostre camere? Per esempio mi sono chiesto qual è la temperatura di fiori bellissimi, per esempio come questi. Allora vado. È incredibile perché ha esattamente la stessa mia temperatura. Perché i fiori, sapete, vuol dire anche uno stato di cura, di grazia. Poi, non so, pensiamo, avete tutti una fidanzatina, un fidanzatino, chissà, per esempio io e la mia fidanzata, vediamo un po' che temperatura ci dà. Ci dà 40, ragazzi, è rosso, eh? Cioè, è incredibile, quindi è grande amore. E poi i nostri maestri, perché i maestri sono importantissimi, sapete, i maestri sono quelli che animano le nostre pagine, i nostri sogni. Per esempio, qui abbiamo Beckett, c'è Einstein, la grandissima Louise Bourgeois. Allora dunque vediamo un po' cosa dirà Beckett, per esempio. Che aspettando Godot, perché aspetta 35, mi sembra normale. Invece, non so, un grandissimo autore come Pasolini, in opera completa, diciamo nei saggi letterari, e Pasolini era un autore un po' solforoso, come dire, vediamo un po' che cosa ci dice. Meno 80, proprio perché, come dire, grande temperatura. E la Terra, quanto ci dirà questo soffile, bella questa inversione, questo fossile, diciamo, della sua temperatura? Ragazzi, siamo proprio davanti noi al cospetto del Dio Vulcano, dunque guardate, rossissimo. E allora io vi dico, ragazzi, ecco, ricordatevi che per tutte le cose ci vuole la giusta temperatura, per fare una pizza, per fare una fotografia, no? Mettere a fuoco, come si dice, e anche, perché no, quando l'acqua bolle, il momento di calare la pasta. Ciao ragazzi, mi raccomando, tenete duro e soprattutto sorridete alla vita e al mondo.